Dunque, diciamo nei titoli, dormire bene è fondamentale per la nostra salute generale, non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica. E sulla qualità del nostro riposo influisce anche la posizione in cui dormiamo. Secondo la Cleveland Clinic, la posizione peggiore per dormire sarebbe a pancia in giù, scelta da circa, in questo caso è una minoranza, il 7% delle persone. La maggioranza invece opta per dormire su un fianco e circa il 38% preferisce dormire sulla schiena. La Cleveland Clinic ha paragonato la colonna vertebrale ad un'automobile. Quando una persona dorme a pancia in giù, perde la curva naturale della spina dorsale. Dormire a pancia in giù richiede anche di girare la testa in una direzione o nell'altra mentre si è sdraiati, il che può causare dolore al collo. Questa posizione inoltre comporta anche rischi di dolore alla spalla, perché si sollevano naturalmente le braccia mentre sono a riposo, il che aggiunge tensione alle spalle e alle braccia. Gli esperti concordano ampiamente sul fatto che dormire sulla schiena o sul fianco è preferibile rispetto che a pancia in giù. Secondo la Cleveland Clinic, dormire sulla schiena è il modo migliore per evitare di aggiungere pressione sulla colonna vertebrale, ma gli esperti della Mayo Clinic avvertono che non è la scelta migliore per le persone, per esempio, che lottano con l'apnea notturna oppure il russamento. Dormire sul fianco quindi è la soluzione migliore per le persone con problemi a schiena, collo, perché gli esperti sostengono che dormire di lato aiuta sia la respirazione sia la postura. Anche il lato in cui si dorme è fondamentale. Ad esempio, dormire sul lato destro è meglio per le persone che hanno problemi cardiaci, perché questa posizione impedisce al cuore di muoversi durante il sonno. Per le persone con problemi di digestione invece è preferibile dormire sul sinistro, perché la posizione non aggiunge ulteriore pressione sullo stomaco.